I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where you're. Siamo arrivati a destinazione e lì mi sta attendendo Mimmo Belvedere. Vado a raggiungerlo subito. Buonasera. Ciao Mimmo, ci stavi aspettando perché so che ci vuoi mostrare un bel po' di gelato, alcuni di pizzo. Alcuni dei prodotti artigianali che si fanno a pizzo. Ma quanto è buono il gelato di pizzo. Beh, chiusa la parentesi, apriamo veramente allora, un'altra parentesi. Si parte ovviamente dalla tartufo. Classico tartufo di pizzo, la specialità di tutti noi, di base nocciola e cioccolato, con un cuore morbido di cioccolato fondente. Gli esperti artigiani di pizzo devono preparare questo ripieno, che è la parte più difficile, in modo che rimanga sempre così morbida. Cremoso, morbido, e ci danno un po' tutti perché non viene sempre in maniera ottima. Voi siete dal 1901 quindi... in attività, per cui di maestria, diciamo, la maestria ve la siete tramandata. Questi sono alcuni degli ingredienti del tartufo di pizzo: le uova fresche, il latte, le nocciole italiane, cacao e zucchero. Questi ingredienti base, poi ci sono naturalmente i segreti del mestiere che non svelerete mai, neanche sotto tortura immagino. Non si può, non so perché. Dicevamo, questo è il tartufo di pizzo, sì. Tipica ricetta. Tipica ricetta di gelato al cioccolato e nocciola, come dicevo, con un cuore morbido di cioccolato fondente. Ma qui abbiamo il gelato in generale buono, buonissimo, sì, ecco, che farà andare tutti i golosi all'inferno. Non c'è solo il tartufo, ecco, ci sono tante arrivano, altre cose buone che... Arrivano delle specialità. Questa è la torta Belvedere, specialità del nostro bar, di nocciola, crema di latte, panna montata e mandorle tostate siciliane. Mamma, quanto è bella! No, cioè, sembrano delle piccole opere d'arte, perché guardate così, sono perfette. Anche la cura dell'estetica, sì, è importante, no, per un dolce. Dalla preparazione preparato al servizio finale. Ecco, questi alcuni tipi di tartufo. Non sembrano neppure veri. Tartufo alla frutta. Se non fosse fragole, per l'odore che... crema di latte e macedonia di frutta fresca. Questo è il tartufo... Ripetimi i nomi, scusami. Tartufo alla frutta, alle fragole, con panna fresca e macedonia di frutta. Questo è il tartufo anni 50. Che cos'ha di particolare questo? Di particolare che, a differenza del tartufo di pizzo, ha un cuore di semifreddo alla gianduia con pezzetti di mandorle e nocciole tostate. Questo, come ancora si faceva prima del tartufo di pizzo, del tartufo al caramello. Questo è un prodotto che già nel Novecento a Pizzo Calabro si preparava, importato dalla Sicilia, perché i maestri siciliani ci hanno dato l'indirizzo per fare bene. Ripetiamo brevemente la differenza tra un tartufo e l'altro. Il tartufo di pistacchio siciliano con dentro la gianduia, il più famoso, il tartufo di pizzo con cuore morbido di cioccolato fondente, il più gettonato, tartufo alla fragola, delizia dell'estate con frutta fresca, il bianco, che è una valida alternativa al tartufo nero. Sono d'accordo, sono d'accordo. Ti do ragione. È il tartufo anni 50, è un tartufo che riproponiamo dopo tanti anni, perché già nei primi del Novecento si preparava pizzo con base cioccolato e un cuore di gianduia, più pezzetti di mandorle. Vorrei sottolineare il fatto che effettivamente, se si lavora dal 1901 e si continua ad essere affermati nel settore, vuol dire che la maestria si è tramandata di generazione in generazione. Sì, qua ci sono dei bar centennali, si tramandano da padre in figlio, da più generazioni. È proprio la particolarità del modo di fare dei noi maestri siciliani e calabresi, che rende il prodotto unico.
oltre all'insieme dei sapori che deve essere studiato per bene. È vero. Non puoi fare fragole e figodiglie, ad esempio. Esatto, devi fare queste... un gusto che si abbini bene alla fragola. Cioè loro fanno degli studi prima di realizzarlo, dicono vediamo se le papille gustative ci danno un responso positivo oppure negativo. Certo. Perché fate anche dei tentativi, certo, ovviamente, dei tartufi nuovi. Molta roba va buttata perché non va bene secondo noi. Però questi ne vale la pena, cioè dovrebbero essere assaggiati tutti, penso io. Noi invitiamo i telespettatori a venire qui a gustare e scegliere secondo i propri gusti qual è il tartufo che più gli si addice. Infatti, ai nostri telespettatori arrivate numerosi perché Pizzo ha bisogno di gente, vi aspettiamo con simpatia. Vuoi assaggiare qualcosa? Bianco. E che bianco sia. Ok, vado. Grazie. Molto buono. Già dall'aspetto. Cioccolato . Bianco, ripieno di semi freddo al caffè con caramello. Dopo aver visto Pizzo in miniatura e dopo aver gustato il famoso gelato di Pizzo realizzato solo con ingredienti naturali, è il momento di lasciarvi, cari telespettatori. Salgo sulla mia Ape Calessino, mi accomodo e vi do appuntamento alla prossima puntata. Questo Calessino mi dovrà portare verso una nuova avventura, quindi seguiteci sempre su 8 Video Calabria e su Vacanze al Sud.